Allora, questo mi apre ad un altro tema che vi lancio come proposta provocatoria e a mio parere del quale Poste Italiane potrebbero giocare un ruolo non indifferente. Noi eravamo 100 anni fa il paese più bello d'Europa, ma anche il paese più povero d'Europa. Oggi siamo un paese agiato in Europa, ma non siamo più il paese più bello d'Europa. Rispetto all'Italia del nostro passato, l'Italia d'oggi è oggettivamente lordata, è oggettivamente imbruttita ed ha cambiato totalmente sapore. Però sarebbe anche ora che prendessimo coscienza di un fenomeno assai curioso. Il paese non è mica tanto brutto perché gli italiani hanno cattivo gusto, un po' anche per quello, non salviamoli tutti. Il paese italiano è diventato brutto perché la legge ci ha imposto che diventasse brutto. Una cosa curiosissima. Mi hanno detto che il mio tempo è finito, ma vi rubo solo 3 minuti ancora. La normativa urbanistica italiana si chiama ancora oggi norma transitoria, dal 1967 non è mai diventata una legge stabile, è ancora una norma transitoria, è stata varata in conseguenza ai crolli di Agrigento. I crolli di Agrigento allora hanno generato una paura per gli edifici costruiti uno accanto all'altro, oggi noi costruiamo una casa a 4 metri, a 7 metri o 12 metri dall'altra. Sono nati i funghetti infiniti delle nostre periferie. Le città dalle quali venite, i paesi dalle quali provenete, i paesi che sono proprio quelli lì veri, le identità dalle quali voi provenite, che sono fatte di strade, di case che si toccano, in futuro non ci saranno mai più. O abbiamo il coraggio di cambiare la normativa italiana, oppure i paesi dei quali voi siete rappresentati non saranno altro che dei fossili. Questi fossili devono riprendere vita. Io vorrei che un giorno vicino del nostro futuro i sindaci dei piccoli comuni, proprio perché rappresentano quella realtà lì, architettonica, estetica e storica, si radunassero con le varie organizzazioni dei progettisti, dagli architetti e gli ingegneri e portassero al governo, che vedo qua rappresentato, una richiesta molto seria di cambiare radicalmente la normativa urbanistica e consentire da un futuro nostro di fare un'Italia bella come era l'Italia del nostro passato. Buona giornata.